Thank you.
Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Scusatemi le condizioni, ma io sto proprio uccisa. Stamattina, cioè, mi sono svegliata alle 4 perché vi dovevo mettere un video perché poi mio padre se ne andava, non avevo dove fare un macello. Io mi sono svegliata alle 4, mi sono addormentata di nuovo alle 5 e mi sono svegliata alle 5 e mezza, quindi sta gran cosa. E mi sono svegliata con il raffreddore perché a scuola mia fa un freddo che si muore. Cioè, raga, il 3 dicembre i termosifoni stanno ancora spenti, non si può fare una cosa di questa. E poi sono una persona che si mette 50.000 maglie addosso, sto bene, però appena esco fuori dalla classe prendo lo sbalzo di temperatura e questi sono i risultati. Infatti adesso mi bombardo già di tachipirina perché non mi deve salire né febbre né raffreddore, perché questo è il mese più pieno e non voglio che me lo rovina per colpa di questa scuola. Quindi adesso io mi inizio a preparare, se mi sta avendo un crollo del braccio, mi inizio a preparare, sono quasi le 7, mi devo anche muovere. Oggi vedrete una giornata un po' così, perché dopo scuola andrò subito in palestra ad allenarmi, mia mamma mi verrà a prendere, se vi dico un po' il resoconto della giornata. Devo andare al Conad, non so se vi faccio tutta la spesa qui io, oppure in un video a parte perché mi avete detto che lo volete proprio misto, quindi penso che lo farò in un video a parte. E vabbè, vi farò vedere che io proprio quando questa è la mia giornata proprio scolastica, si può dire, e infatti non riesco a fare piatti elaborati, vedete un po' proprio la mia routine, quel che faccio quando dopo scuola, queste cose qua. Quindi adesso vado a prepararmi, vado a vedere cosa mi devo mettere, sicuramente tuta, visto che dopo devo andare in palestra. Infatti le mie occhiaie possono confermare tutto. Cioè, non ci sembrano neanche, che bello! Mamma mia. Quindi adesso vado a prepararmi, non so neanche cosa mi devo mettere. Leggings sicuro, ma non so sopra. Eccomi qui, io sto andando a scuola, cioè guardate qui come sto. Cioè, questo zaino sta esplodendo. Perché poi dopo devo andare anche in palestra, quindi adesso vado a scuola e noi ci vediamo dopo con la merenda, gli spuntini, eccetera, eccetera. Ciao, dopo buona scuola a me e anche a voi. Finito, ho fatto un allenamento veramente molto breve, un'oretta e mezza, però non mi sono allenata al 101% perché sono un po' influenzata, quindi ho voluto proprio evitare di sudare molto, quindi ho fatto una cosa molto base, visto che comunque lunedì non mi sono neanche allenata, neanche sabato e domenica, vabbè, quindi per questo. E comunque questi qua, quindi come vi dicevo ho fatto un allenamento molto 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 breve. E adesso però mi sono allenata bene, comunque un'ora e mezza, non è un allenamento stupido, quindi adesso faccio compagnia a mamma al Conad, andiamo al Conad e facciamo un bel post workout. Allora, se mamma fa un bel po' di spesa, io vi ho chiesto se volevate uno sugo della spesa misto, mi avete detto di sì, quindi in questo vlog non vi farò vedere anche lo sugo della spesa, ma farò un video a parte così proprio da soffermarmi bene sui prodotti, quindi in questo vlog non lo vedrete. Adesso mi preparo perché ho freddo un poco, tenevo la maglietta a maniche lunghe ma faceva troppo caldo, l'ho tolta, e niente, quindi sono arrivate anche un pacco, forse mi deve arrivare anche un altro, però non ve li posso far vedere, specialmente uno, un altro farà un mix tra il supplement e Prozis, uno è sorpresa. Modalità omino miscele attivata.
Comunque, madonna, raga, io non so come faccio a prendere raffreddori quando sto sempre ben coperta, io non lo so. Comunque stasera prenderò un'altra tachipirina perché no, raga, io ho un botto di lavoro da fare, cioè ho tantissimi video da registrare e non posso proprio permettermi di prendere l'influenza, quindi influenza via da me, via, via, via. Sono rientrata a casa, vi faccio vedere tutta la spesa qui, tanto ho preso giusto due o tre cose, abbiamo preso e inutile farvi proprio un video a parte perché sono due o tre cose, vi faccio vedere solo le mie a questo punto. Vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, questa qui che è un classico, un tè nero del Conad perché stasera mi serve una bella tisana calda. Poi questa chicca, appena l'ho vista ho detto no, vabbè, sono i cioccolatini della Lindor a pistacchio. Poi ho fatto una scorta di yogurt, ma ci arriviamo dopo. Ho preso il pane della Mulino Bianco, il pan bauletto ai cereali e soia, pure stava in offerta. Poi ho preso un po' di yogurt a stracciatella, fruio. Stracciatella è il mio preferito, stracciatella. Poi stavano tutti in offerta. Questo è quello yogurt greco della Conad, bianco, un altro. Poi ho preso questo alla vaniglia, molto molto buono. Poi ho preso questo a cocco, questo a caffè e i cavoletti di Bruxelles. Le due unghie sono volate. Allora, stasera mi ha cotto le carote, quindi volevo fare un piatto più elaborato, però sinceramente non ho trovato la mozzarella, non ho trovato, come si chiama? I fiocchi di latte perché volevo fare una pizza fit, niente, quindi ho deciso di fare. Visto che mamma mi ha sbollentato le carote, faccio carote, solo carote, le regalo a mio nipote, carote, pasta integrale, no, petto di pollo e Philadelphia, zio. Quindi farò una cosa molto semplice, non vi faccio vedere tutti i passaggi perché non ci vuole un genio per fare questa pasta. E poi stasera non lo so. Tempo che l'acqua bolle, mi prendo anche l'omega 3. Io l'omega 3 lo prendo prima dei pasti principali, quindi prima della colazione, prima del pranzo, prima della cena. Omega 3. L'omega 3, questo qui, lo potete trovare finalmente anche sul supplement. Ma un po' tutta la mia integrazione: sia l'omega 3 che il multivitaminico, la creatina. Tutto trovate lì, come sempre trovate il codice giù nell'info box che è Giulia010. Quindi adesso mi prendo l'integratore. Ah, ma io ve l'ho fatto vedere i miei bellissimi travasi. Sto risparmiando tantissimo sulle bottiglie di plastica, cioè non avete proprio idea. Io pensate che ho comprato un cavalletto apposito per reggere la videocamera quando faccio i vlog, ma che vi pare che io lo uso? E poi la metto qui che è più comoda da bere, specialmente in casa oppure in palestra rispetto al bottiglione. Quindi il bottiglione è la mia ricarica. Quindi adesso mi prendo l'omega 3, poi devo andare a prendere anche la pasta. Eccola qui. Pasta Barilla. Oddio. Poi vado a sciacquare anche il petto di pollo che sta qui, oh. Che sta qui, oh. E metto tutto in padella e poi vi faccio vedere il tutto. Eccomi qua, io sto cucinando perché insieme con eccomi qua ho fatto 80 di pasta, 200 di petto di pollo e poi ho fatto 230 di carote perché mamma me le ha pesate. E poi metterò un po' di Philadelphia Active perché non trovo e stavo pensando già stasera perché visto che non ho tempo e neanche tanta voglia di mettermi di nuovo a cucinare perché pensate che sono le 6, io andrò a cenare se verso le 8 e mezza, ho visto che mamma ha fatto la torta di mele e quindi io vado ad impazzire, cioè io impazzisco per la torta di mele anche per la torta alle carote, quindi ho deciso che visto che ho controllato un po' i macro, so ancora 120 grammi di carbo, 25 di grassi, 5-600 calorie, quindi ci sta una bella fettina di torta di mele con la tisana che abbiamo comprato prima. Ci sta che la sera anche questa, raga, anche questo significa dieta flessibile, perché io sicuramente non andrò a sforare i miei macros, comunque è una torta fatta in casa, è un dolce fatto in casa, quindi ci sta. Grazie.
la mia cena, cioè alla fine ho fatto anche un calcolo approssimativo, ma giusto per sfizio, di solito quando è che so che mi rimangono tante calorie non lo faccio neanche, però per sfizio. E infatti oggi sono stata sotto, sono stata sulle 1900 e quindi sono stata di 400 calorie sotto, ma vabbè, ci sta, perché comunque questo periodo natalizio, da come vi ho detto, non mi aumento le calorie. Quando tipo sto sotto non mi importa più di tanto, perché questo periodo qua, perché comunque andrò a affrontare challenge, andrò a affrontare mukbang, andrò a affrontare calendario dell'avvento, quindi per me quello rientra un po' nel mio periodo di massa, perché ho proprio deciso di stare sempre sulle 2003 da quando ho iniziato il periodo di massa. Se sapete che io volevo aumentare, ma non l'ho fatto proprio per questo motivo. Poi vabbè, dopo gennaio, metà gennaio aumenterò sicuramente, perché non avrò questo periodo di nuovo. Ci sarà Pasqua, ma ci vuole per Pasqua. E niente, quindi io con questo video vi do la buonanotte. Mi vado a finire di bere la mia tisana. Molto healthy, devo dire la verità. La mia tisana, vado a prendermi una tachipirina. Finisco di editare questo vlog, che voi lo vedete domani. E spero che domani mi sveglio bene. Infatti, voglio andare subito a dormire.